Buongiorno, oggi andiamo a vedere come costruire un paranco di boldo che serve per poter trazionare due punti. Quello di cui abbiamo bisogno sono tre moschettoni, due applicati all'estremità del nostro dispositivo ed uno libero, ed una corda e un cordino sufficientemente lunghi. Prendete la vostra corda e costruite un nodo ad 8 ad una delle due estremità e agganciate uno dei due moschettoni. Fate passare la corda nell'altro moschettone semplicemente. In prossimità del primo moschettone con il nodo adotto, effettuate un'ansa e fatela passare all'interno del moschettone. Con la corda in eccesso costruite un nodo Agganciate il nodo adotto con il moschettone e prendete l'ansa costruita vicino al primo nodo adotto. A questo punto siete pronti per poter trazionare il vostro paranco. Chiudete tutte le ghiere dei moschettoni nel modo corretto. E trazionate il paranco per metterlo in tensione fino alla tensione desiderata. A questo punto, con la corda in eccesso, costruite un mezzo barcaiolo sul moschettone in direzione della trazione stessa del vostro dispositivo. Avendo cura di mantenere il paranco in trazione e costruire il vostro nodo mezzo barcaiolo mantenendo la trazione stessa del dispositivo. Controllate che tutto il sistema sia ancora in trazione. A questo punto, senza far scorrere il nodo mezzo barcaiolo in prossimità del mezzo barcaiolo stesso, andate a costruire asola e controasola per bloccare tutto il sistema. Fate Adesso che il mezzo barcaiolo è vincolato e non fa scorrere il paranco, controllate che tutti i moschettoni siano chiusi. A questo punto che il paranco è in sicurezza, potete mettere mi piace a questo video e iscrivervi al mio canale. Grazie per l'attenzione.